Mesi fa avevo chiesto al professore Alessandro Barbero come mai quando si raccontano di alcune vicende storiche, medievali, rinascimentali, di qualsiasi periodo storico, perché non si menziona mai l'aspetto musicale? Come mai ad esempio quando si parla di crociate non vengono riportati gli aspetti magari trovadorici? O quando si narrano le vicende dell'impero carolingio, della sua epopea, di Carlo Magno, non vengono menzionate ad esempio invece gli aspetti del canto gregoriano, quindi della sfera liturgica? Visto che aprirono una rubrica, quelli di Cora Media, in cui si potevano fare delle domande sparse di qualsiasi natura al professor Barbero, ho deciso di porgli proprio questi quesiti. E ora, arrivati all'episodio 63, lui risponde e dicono Elia, presumo di essere io, quindi ascoltiamo la domanda. Sentiamolo assieme. Reaction. Sui menestrelli si scrivono Elia, che non indica da dove, Andrea da Parma, Antonella da Busto Arsizio, Giordano da Vicenza, e tutti in sostanza reclamano maggiore attenzione alla componente musicale nella narrazione storica, che spesso, scrive Elia, viene un po' tralasciata. Antonella vorrebbe che parlasse del ruolo dei trovatori medievali e Andrea domanda se vi sia un evento nella storia che è andato diversamente grazie o per colpa di una canzone o di un menestrello. Questa è una cosa che piace molto, evidentemente. Assolutamente. Oggi, no? L'idea di una volta in cui un singolo fattore inaspettato ha cambiato le cose. In realtà, purtroppo, la realtà è quasi sempre molto più prosaica. Però, insomma, allora, se i nostri amici vogliono sapere come, che tipo di canzoni cantavano i trovatori e i menestrelli, beh, oggi, ormai da una cinquantina d'anni, direi, c'è un grande investimento nel riprodurre quella musica. Sì, questo è bello. Ho notato che il professor Barbero, poi adesso vi faccio uno spoiler perché l'ho già sentita, conosce determinati aspetti, tanti aspetti di questa cosetta qua. Probabilmente, lo dico subito, questo tipo di format, a parer mio, non garantisce, cioè non permette al professore di esprimersi liberamente o comunque in modo esaustivo. Anzi, si sente che c'è una, come dire, una visione un po' giocosa insieme all'altro, insomma. È un po' diverso da come speravo che fosse, però non buttiamolo via e ascoltiamo. Sono passati i tempi in cui la musica medievale veniva associata soltanto al canto gregoriano e comunque a, mi si perdoni il termine, lagne di monaci che cantano in latino. Da molto tempo ormai ci sono gruppi specializzati che invece cercano di riprodurre quello che davvero si sentiva. E ci sono gli spartiti, naturalmente, cioè nel Medioevo la notazione musicale esisteva, diversa dalla nostra. Notazione musicale esisteva, ovviamente è uno storico, conosce queste cose, però è interessante, dato che non vengono mai menzionate, e secondo me ci sta che vengano dette. Da quello che, avendone sentita tanta di questa musica, e chiunque la può sentire, appunto, trovatori, trovieri, minnesänger... poi stornelli, favole, ogni sorta di genere musicale, è tutto molto ben conosciuto. Mi pare di aver capito, anche se io sono molto ignorante in campo musicale, che nella notazione medievale manca l'indicazione del ritmo e quindi quello dipende dagli interpreti moderni. E questo ne abbiamo parlato tante volte, è corretto. Quando guardiamo una partitura musicale, chiamiamola partitura in modo un po' improprio, che sia quella neumatica, ma fino anche appunto alle notazioni del 2-300 che abbiamo visto, dove iniziano poi a intervenire questi aspetti, manca sempre questo riferimento, nel senso, come noi oggi abbiamo una semiminima, una croma a cui diamo un valore preciso e la possiamo interpretare, però comunque quello è il valore proprio temporale, in questo caso, in quel periodo non c'era, quindi ovviamente Barbero queste cose le sa, ma non mi sorprende. Andiamo avanti. Per cui la stessa canzone di un trovatore tu la puoi sentire a volte eseguita come una cosa frenetica e saltellante e altre volte invece come una cosa molto melodica, lirica, addirittura anche un po' lagnosa, ecco. Però in ogni caso è un panorama musicale molto vivace, ecco. Questo che dice è riferimento appunto a un aspetto che abbiamo trovato più volte. Ci possono essere dei brani che magari vengono proprio interpretati in una maniera, come dire, quasi inventata, no? Dove ci aggiungono strumenti, si aggiungono ritmi. Pensate all'entrata del Thames Clark, ne abbiamo parlato in Calenda Maya. È un brano che ha tantissime interpretazioni diverse. Ci sono quelle proprio festose, incredibili, come se fosse un brano popolaresco, e alcune che probabilmente invece si calano di più in quel contesto, chiamiamolo cortese, e gli conferiscono un aspetto più solenne. Poiché sia una la verità e l'altra la falsità, questo non lo sapremo forse mai. Vediamo, andiamo avanti comunque. Anche gli strumenti erano fatti per essere vivaci, anche molto, molto tamburello, molte percussioni, così. Quindi era una musica divertente in realtà, ecco, tutta diversa dal canto gregoriano che ci immaginiamo. Anche in questo caso
Poi, di nuovo, il gregoriano che sentiamo oggi è una ricostruzione di quello che immaginiamo potesse essere, e anche tutta la storia dell'interpretazione del gregoriano ha una storia che in qualche modo dall'Ottocento oggi ha modificato notevolmente tutto quel repertorio liturgico. Ma di questo comunque ci sta, nel senso, poi però chissà, magari sicuramente certe cose ci sono sfuggite, quindi non sapremo mai anche in questo caso. Andiamo avanti. Detto questo, peso politico, senza arrivare a trovare un evento che sia andato in un certo modo anziché in un altro per via delle canzoni, però le canzoni facevano politica, direi anche più di oggi. Oggi magari la musica di un grande complesso ha un impatto culturale significativo, ma nel Medioevo le canzoni facevano proprio politica, nel senso che erano propaganda politica. Beh, pensate ai sirventesi, non solo i sirventesi in realtà, però insomma in qualche modo che raccontano molto spesso di rimbrotti un po' politicizzati. Molte canzoni girano intorno al fatto che quel re è molto generoso, andate alla sua corte, mentre quell'altro invece è un avaraccio, e quello lì non è. Ed è chiarissimo che faceva parte dell'agenda di un sovrano di successo anche alimentare la propria immagine. Quello che è generoso, generoso con i poeti, generoso con i cavalieri, che quando lavorano per lui e combattono per lui vengono ricompensati. Cioè, chi te l'ha detto? Ho sentito una canzone ieri che parlava proprio di questo. Il buon re Riccardo d'Inghilterra è uno che vale la pena di servirlo e di andare a cercare la sua corte e di mettersi ai suoi ordini, perché è generoso. Ripeto, su Riccardo tra l'altro mi piacerebbe fare una puntatina, ma a margine. Non dicevano paga bene, dicevano è generoso, dona. Noi non veniamo pagati, noi riceviamo doni. E questa è politica. E le canzoni fanno politica raccontando delle guerre, delle crociate, delle grandi imprese. E beh, però poi quelli che tornano, c'è tutto un flusso di poemi e di canzoni che dicono: sapeste cosa abbiamo visto, cosa abbiamo trovato. Io ovviamente ho saltato tutta la prima parte. Parla anche di altre cose, tra l'altro la domanda precedente è tutta sui giullari e menestrelli. È carino, è molto carino comunque, molto scorrevole. Come potete immaginare, come potete sentire, anzi, è molto vago, nel senso che lui prende vari argomenti e va a trattarli così, ma per forza di cose non può entrarci, e sono discorsi molto vasti. Non uso gigantesco oggi, però insomma lo capite. Abbiamo conquistato un impero, mai nessuno ha fatto una roba simile dai tempi di Alessandro Magno. E questa è politica, come è politica al tempo del Barbarossa e della Lega Lombarda, quel serventese, si chiama così il genere poetico proprio che interviene a pie pari nella politica. C'è un serventese in provenzale, perché all'epoca si scriveva anche in Italia in provenzale la poesia, le canzoni, di un autore per il resto sconosciuto che si chiama Pei, re della Cavarana, che è un serventese proprio di propaganda della Lega Lombarda, che si rivolge ai lombardi, cioè agli italiani, dicendo: tenete duro, buttateli fuori i tedeschi, ma no, volete che tornino? Volete ancora essere comandati da questi? Questi che non si capisce quando parlano, e che qua, anzi, quando sono tutti insieme parlano, sembrano un branco di cani che latrano, cani arrabbiati, o sembrano ranocchie quando li senti, brother, wah, wah, wah. Ecco, così proprio. Quindi quella è poesia politica, canzone politica. Tempo scaduto. Vabbè, comunque nulla di che, nel senso, io mi auguro che trovi un'altra occasione per parlarne. A me piacerebbe lo facesse con uno storico, non per forza della musica, anche, come dire, esperto di trovatori o di roba del genere, perché in qualche modo sicuramente sarebbe bello poter fare uno scambio di questo tipo, e Barbero è sicuramente uno dei più bravi comunicatori di storia, per cui non c'è dubbio che sia veramente uno dei proprio personaggio gigantesco, per cui niente, mi auguro che questa cosa avvenga. Mi sentivo con Claudio, che me l'ha segnalato, tra di voi, ciao Claudio, che diceva appunto, dato che questa puntata si chiama Spassarsena nel basso medioevo, in effetti mi ha fatto venire in mente, lui stesso diceva appunto, ho proprio una visione piemontese di legare lo svago alla musica, no, come pensiero proprio dei lavoratori. Io che abito nel Cuneese, questa roba è piena, nel senso, forse ve l'avevo già detto, quando dissi che insegnavo musica nelle scuole, una signora anziana mi aveva chiesto: ma ti pagano? Cioè, ti pagano come, cioè, nel senso, perché faccio musica, capisci? Cioè, che senso ha che ti paghino per fare musica? Questo è. Comunque, va bene, io mi auguro che questa
questa roba avvenga di nuovo. Viva Barbero! E niente, ci sono tante cose che avrebbe potuto dire in più, ma probabilmente il format non gliel'ha permesso. Quindi mi auguro, poi anche lui stesso ha ammesso tra l'altro una ignoranza musicale, però francamente ha citato le cose anche che ci poteva fare, tra tutte appunto l'aspetto ritmico. Un saluto, ci vediamo presto, scusate per questo piccolo parentesi.